Benvenuti in una nuova like, anzi, facciamo una rubrica. Rubrica si chiamerà Il detrattore e il santificatore. Il detrattore già si capisce che cosa. Innanzitutto, però, iscrivetevi, che se no non arriviamo a 1000. Dobbiamo arrivare a 1000, se no non ci danno i soldi. Comunque, allora, mercato della Serenità. Mercato della sanità. Allora, io 2 giorni fa al tecnico dell'ANAS qui ho detto così: tra Mopè, Piontek e Bonazzoli, chi prendiamo? Secondo me, io dissi prendiamo a Bonazzoli perché costa di meno, è più facile arrivarci. A me Bonazzoli sinceramente non mi piace. Il detrattore cosa fa? Cosa potrebbe dire un detrattore? Cioè, tu ti sei preso i diritti televisivi, poiché più Ederson. quelli della Lega Calcio, giusto? E Esatto. più hai venduto ad Ederson, che non l'hai venduto, attenzione, dalle mie fonti, che sono fonti quasi sicure, non l'hai pagato 12, ma l'hai pagato 7, sono 18 milioni, non sono 12, 13 come si vuole fare Hai ragione, credere. Pazzico. Vabbè, andiamo avanti. Esagerate o sono esagerato? Lo decidete voi se sono esagerato o me. Io sto facendo i conti. Pirola Che prezzo? è prestito. Sambia parametro Sambia zero. parametro zero. Radaric ce l'ha avuto. Bradaric è l'unico che ha 4, pagato. 4, 5 anni. 4, 4, 5. 5. Poi chi più? Valencia quando è che l'ha Valencia, pagato? sì, 2, 2, 2, 3. quindi Non non votare parametro zero. Ok, quindi non è il caso Michael. Il caso Michael, ma voi vi credete veramente che sia il fatto del peso? Io credo che sinceramente sia accaduto quello che è accaduto ieri tra come si chiama? Tra Spalletti e Osimhen. Hanno avuto un contrasto per me, da quello che so io nelle mie fonti, che non citerò per la privacy, hanno avuto uno scontro Michael e Nicola. Nicola ha detto semplicemente: io a questo non lo voglio. Però poi si è demoralizzato perché Nicola non lo faceva giocare. Ma io vi ricordo ancora una volta: mi dico un'altra volta e non lo dico più, cioè ve lo dico in napoletano perché così si capisce meglio. Allora, nella partita di Udine, nella quale Michael, che ne dicono tutti quanti, gioca una buona partita, piglio anche un palo, è successo qualcosa. Non so che cosa, però è successo qualcosa. Dopo quella partita, Michael con la Fiorentina non ha giocato proprio. Però là ci sta perché No, con là è la una Fiorentina partita importante. non ha giocato più, è così. Una partita importante, no. A Bergamo addirittura succede che tu fai entrare Mussè, che era veramente una cosa di inguardabile. Sfido Sì, qualcuno ma perché dice che il dentro? giocatore se gioca sempre un quarto d'ora. Ma Sì, io, ma ma tu che dentro. vuoi da Chiss? Non ci capite. È Ma qui inutile. veramente facito, il pallone è un'altra cosa. Poi Achille era più a Salerno, bravo. vabbè, a Salerno sono tutti direttori sportivi come a me, tutti tecnici, però giudicano le persone senza averle testate. Michele non l'abbiamo mai visto, questo è il problema. Ma Allora, poi vedi, veniamo, fammi finire il discorso, non gli fa fare nemmeno un minuto più. Ma cioè, secondo me pure Christophersen faceva. Se ci stava Simi, giocava giocava di di più. più. Secondo me, può essere pure che lui sia tornato perché ha problemi mentali, come dicono tutti quanti, problemi psicologici. Però, sinceramente, una società che si porta in ritiro a Christophersen e a Simi ha mai visto. Che fa ride, fa ride. Cioè, ogni volta che parte per un'amichevole fa ridere ancora di più. Tanto è vero che da adesso, stranamente, l'hanno lasciata a Salerno. Per Lo forza, potevano lasciare ma pure che c'ha prima, per poi? me, perché veramente sta Ma no, perché lo anguaiata. devono dare al Bari? Ha detto C'è che è un forte, ha ragione. detto che è forte, sì, ha detto pure Ha che è fatto troppi forte. lire. Cioè, è forte, però ha problemi, non è un professionista. No, Ma ma il professionista, allora, a questo punto, no, secondo questa logica, mo De Laurentiis si è pigliato Osimhen e ha detto: fai fuori perché tu non sei un professionista, non si comporta così. Ma voi che state dicendo? Basta, è Ribéry, vogliamo parlare di Ribéry. Ribéry ha fatto l'incidente, ma non è più grave come cosa. Allora, io quello che dico io è questo: di un giocatore lo devi vedere non per l'attaccamento dalla maglia, che poi non è vero, tra l'altro, no? Che è tutto attaccato alla maglia, sono tutti attaccati ai sono tutti soldi, attaccati ai soldi. tutti sono attaccati ai soldi, cioè è chiaramente, no?
Mo, per esempio, faccio un esempio di Bonazzoli. Mo, questo è Bonazzoli, ci siamo presi a Bonazzoli. Anche se non è ufficiale. Però ci siamo presi a Bonazzoli. Ma con tutti i social, quando hanno fatto quella clausola che praticamente Bonazzoli se ne poteva andare in caso avesse avuto l'anno dopo una chiamata da una squadra forte, tutti quanti sui social, va a te, che è inutile cavina, poi facevo finta di brio, facevo e questo. Mo che ha accettato, ottimo acquisto Bonazzoli, ottimo, cioè, così proprio di fare pace col cervello. No, fate pace col cervello, ma poi voglio dire, allora bisogna vedere i numeri ogni volta, se no altrimenti puoi pigliare pure a Christoffensen. Attenti, se tu vai a vedere i numeri, Christoffer, se quando è fatto, manca un gol, va bene lo stesso perché è attaccato alla maglia. Cioè, ragionammo a questo, non mi ricordo quanti rigori, vabbè, diciamo sì, ha fatto 10 gol. L'importante è quanti gol fa, perché là ti sposta gli equilibri, perché praticamente come, cioè, non è che tu puoi andare a vedere il passato, cioè, ha fatto 19 gol in 13 presenze col Genova, no, 19 presenze, 13 gol col Genova. E poi, quanti ne ha fatti col Milan? No, poco, tanto è vero che il Milan poi se l'è venduto, cioè ha cattato un Uvus. Cioè, poi nell'Elta Berlino pure ha fatto pochi gol, allora uno deve... Vinde, mi pare. No, 15. 15, pure Pinamonti. 15 Pinamonti e io ci voglio dare 8. Ecco. 8, ma quello non è accetta 8. Secondo te pure, no? Piontek, Iercolino, Davadu, diciamo, è il detrattore. Vediamo la parte, diciamo, al contrario, quelli, diciamo, il santificatore. Il santificatore potrebbe dire, innanzitutto ci ha salvato. E senza che fai la faccia squadra, ma senza i soldi di Iercolino non avrebbe potuto fare niente. Questa è la verità. Ederson, se... può essere pure che l'anno dopo era un flop, quindi è meglio prendersi i soldi adesso che prenderli dopo, quindi questa cosa qua. Però poi che più di dire, e poi gli altri che hanno preso sono scommesso. Allora, Piontek, la si va, allora Bonazzoli ti può garantire quei 10 gol che fanno. Piontek, se prendiamo a Piontek, perché secondo me Mopei qua, seppur volendo, diciamo, essere positivo, secondo me Mopé non lo prendiamo, seppur voglio essere positivo. Piontek, può essere pure che, essendo, avendo lui giocato in squadra, allora quando ha segnato nel Genoa parecchio, poi nel Milan molto, quando vai, sono quei classici giocatori che nelle squadre di alta classifica, anche perché hanno più concorrenza, non riescono a segnare, però può essere che nelle squadre di bassa classifica riescono a segnare. No, può essere pure quello. Allora noi dobbiamo fare valutazioni non in ordine che tu devi fare l'Europa League, devi fare valutazioni all'ordine di quello che siamo e di quello che saremo, poi decidere quale diciamo l'argomentazione che più vi si addice, quella del detrattore o quella del santificatore. Mi raccomando, mi piace, mettete mi piace a questo video, tanto iscriversi e mettere il mi piace. Vi auguro una buona giornata.